Io prima di dare la parola a Greta per l'incontro di stasera faccio i saluti. Mi senti tu, Stefano? Sì, più o meno. Sì, ok, Sì, perfetto. sì, 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 sì. Ok, i saluti dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Questo evento rientra nel festival che porto a Parri, che è giunto al quart'ultimo appuntamento, credo. Marta, aiutami che te prima è quart'ultimo, sì, perché mancano, Non poi è il andiamo domani contrario, ne sera. mancano Domani tre. sera è live podcast, poi venerdì c'è il concerto di Marco Fiore, poi domenica il gran finale con Di Rosso Ingenero, con lo spettacolo con Elisabetta Vergani e Sara Cavalè. Stasera invece si parla di giochi, non si gioca, purtroppo, sarebbe stato molto meglio probabilmente, però non si gioca. E come ho detto, che è stato in realtà promosso da laboratorio Lapsus, e qui rappresentato da Zeno e da Greta, e a quale l'istituto ha aderito convintamente, visto che insomma un gioco ci unisce e ci rende forti. Direi, se volete mangiare e bere qualcosa laggiù c'è un piccolo rinfreschino, e direi che possiamo cominciare. Grazie ancora per essere qui. Grazie Igor e grazie al padre per averci appunto ospitato. E sì, direi che possiamo anche mangiare bene senza problemi, visto che c'è una cosa e una cosa tra. Anche qua su di Gioco con Mirio. Esatto, tra di noi, poi appunto parlando di giochi, la convivialità direi che è un elemento fondamentale. E questo, diciamo, evento di stasera è un po' il momento conclusivo di un percorso che come laboratorio Lapsus abbiamo iniziato qualche anno fa, iniziando a pensare appunto a un gioco di cui parleremo. Devo fare una piccola premessa, e cioè che il moderatore di stasera, che era Mirko Zanoni. Mirko Zanoni dell'Istituto Cervi, non, purtroppo è malato e quindi non ha potuto venire da Reggio Emilia, e quindi io farò in maniera No, inadeguata. sarai bravissimo. Magari, solo perché non conosci Mirko Zanoni, io lo conosco bene, devo dire, benissimo, preoccupante. Proverò a fare, diciamo, a ricoprire il suo ruolo, e ci sarebbe molto piaciuto avere lui anche come, diciamo, voce esterna rispetto alle tre realtà che sono qui. E quindi Laboratorio Lapsus per me è Zeno, l'Istituto Parri e anche un po' Anche un po' Pop Pop History, History sì. per Igor, e da Torino sono gentilmente venuti Partigiani 2.0. E quindi l'incontro di stasera vuole riflettere su come queste tre realtà, diverse tra di loro, anche geograficamente, ma anche insomma in altri aspetti, per il tipo di associazione, istituto, gruppo che sono, hanno però tutte e tre ideato un gioco, appunto, un'esperienza ludica basata ispirata alla resistenza. E sono tutte e tre dei giochi non da tavolo, Per sono Basilio. per Basilio, La i giochi definizione, per gioco per Basilio è il Basilio. gioco che gioco la Per data. Per Basilio. specifici stasera, e però quello che ci piacerebbe fare insieme il dialogo tra di noi, oltre insomma a presentarvi brevemente questi giochi, ma non ci vorremmo tanto concentrare su questo, ma invece concentrarci su di forza che i giochi per Basilio possono avere nel parlare, nel raccontare, nel narrare nella didattica della resistenza, e dall'altro punto di vista anche eventuali criticità, debolezze, problemi che sono sorti nella loro ideazione, progettazione, poi nella messa in pratica e nel riscontro che hanno e che hanno avuto con il pubblico. Quindi se siete d'accordo, io lancerei un primo giro. In cui magari ci soffermiamo prima sulla prima parte di ideazione, progettazione, e da storica mi viene subito anche una domanda da farvi, e cioè appunto in questo percorso che avete fatto per arrivare scusate. Mi sono dimenticata di presentare Stefano, scusami, perché sei alle mie spalle, quindi non ti vedevo, stavo guardando solo loro. E Stefano
Stefano Zai, che è collegato da Torino, che purtroppo non è potuto venire per motivi di lavoro, è invece il game designer che ha lavorato col laboratorio Lapsus all'ideazione del gioco. Scusami Stefano se... io organizzavo il Lapsus. Potevi benissimo interrompermi, scusami. Lapsus giovane. Scusate. E quindi dicevo, da storica appunto, vi chiedo magari anche di soffermarvi sul rapporto che avete avuto e sul ruolo che hanno avuto le fonti nell'ideazione di questi tre giochi, su come usare le fonti, come reinterpretarle, riadattarle in dei contesti che sono, diciamo, diversi e che creano esperienze diverse. Se volete, direi facciamo dai più lontani, quindi facciamo partire voi. Matilde, Alberto, Michael, chi vuole? No, beh, ovvio che iniziare è stata abbastanza una sfida, cioè nel senso che l'idea proprio di pensare a un gioco, nel nostro caso, è il formato che avevamo scelto era quello dell'escape room. Primo motivo per cui l'escape room, già di suo in realtà, già anche la versione commerciale dell'escape room, spesso volentieri scomoda la storia per creare degli scenari. Banalmente, l'ambiente torinese, se n'è l'antico Egitto, perché Torino è un museo egizio, perché funziona bene. Ce l'abbiamo anche a Milano, comunque. Bene. Facciamo la guerra. E quindi l'escape room di per sé sembrava un tema storificabile da un certo punto di vista. Dall'altra parte c'era la questione del fatto che l'escape room offre anche un tipo di narrativa che può funzionare nel tema della resistenza, cioè il fatto di essere costretti in qualcosa, in un ambiente dove bisogna cercare una via d'uscita, e una volta raggiunta la via d'uscita, appunto, essere, prendete ovviamente tutto con le molle che le terminologie, cioè il senso di libertà, no? Quando sei fuori. E quindi ci sembrava utile poter andare a cercare dei parallelismi cercando di spostare dalla costrizione alla libertà il tema dell'escape room. In due parole dici il gioco, come magari non si l'idea del gioco è quello che si comincia in una stanza, siamo chiusi dentro una stanza e, trovando degli indizi nascosti negli ambienti in cui si compone l'escape room, nascosti, vanno cercati, ci sono delle parole da interpretare, dei segnali da interpretare per andare a trovare delle chiavi, dei sistemi per decrittare, se vogliamo, quello che è il sistema, riuscire a uscire fisicamente dalla stanza. C'è un tempo che abbiamo fissato tra un'ora e 45 minuti a seconda della quantità di gruppi che partecipano all'evento, e al termine dell'evento praticamente quando scade il tempo, se non sei riuscito a concludere tutti quanti gli enigmi, rimani chiuso dentro, ovviamente viene liberato, oppure l'alternativa, che rimane, che vive ancora tuttora nell'escape room, oppure ovviamente in alternativa se si riesce a finire il frattempo, hai vinto l'escape room e sei riuscito a raggiungere tutti gli obiettivi. E questo è un po' lo schema generale che ci sembrava. Nel nostro caso, tutto si trattava di più stanze in un contesto di una torre, quindi anche siamo partiti da questo luogo che è un po' storico, no? Che ci ricordava anche un po' una prigione. E quindi la torre di San Mauro. Però in realtà non stiamo esportando. Sì, quello, diciamo che la prima opportunità che abbiamo avuto ci davano la possibilità di gestire questo luogo che effettivamente ha parecchie stanze in cui fisicamente bisogna salire, e quindi c'è anche questa idea, no, del salire dal sotterraneo. Sì, esatto, la del purgatorio. Poi c'è questa cosa che nel Medioevo era comunque una struttura direttiva, quindi c'era tutta una serie di elementi che funzionavano. E quindi l'idea, ci siamo messi a tavolino, proviamo a costruirla. E ovviamente siamo andati, cioè, come fare però a trasformare questa esperienza in qualcosa di che sia anche educativo, cioè che sia qualcosa che non sia semplicemente un'esperienza di gioco, ma che sia qualcosa che quando esci ti lascia un po' di vedere. Sì, diciamo che abbiamo un po' il caso. Ah sì, diciamo, sì, pluralità di voce. Un po' appunto con l'obiettivo anche di far immedesimare le persone all'interno del gioco, no? Quindi le persone che partecipano alla nostra escape room sono tutti gli effetti prigionieri. E quindi questo tempo dentro il quale bisogna uscire crea anche un po' quell'ansia, come diceva Alberto,
cercare di uscire da una situazione disturbante, per quanto sia comunque giocosa. All'interno dell'escape room abbiamo voluto inserire degli elementi appunto più storici, che non sono il racconto esatto della storia del personaggio, ma che rimandano a dei personaggi storici, quindi ci sono degli indizi che rimandano a antagonisti, a degli aiutanti, a delle persone che però sono realmente esistite durante, insomma, il periodo della resistenza e le cui storie raccontiamo alla fine del gioco. Quindi le persone che partecipano vedono questi piccoli indizi, riconoscono che ci sono dei personaggi che potrebbero essere tranquillamente inventati ma che rimangono in qualche modo, e al termine del percorso comprendono effettivamente qual è il ruolo che hanno giocato all'interno dell'escape room. Ovvio che invece l'aspetto storico, perché poi quello che mi interessava, cioè ci interessava naturalmente, era proprio andare a ricostruire una cosa che sia anche verificabile, cioè dal punto di vista delle fonti, è stato innanzitutto quello di puntare su storie che non ci portassero lontano. Contesto in cui lavoriamo noi, la Valle di Susa, che è un contesto comunque importante per la storia della resistenza, siamo ai piedi della Valmessa, in punta alla Valmessa si trova il Sacrario del Cuore dell'Is, che è un altro luogo che racconta storie su storie su storie, quindi eravamo in un luogo, diciamo, che di storie di resistenza da raccontare ne aveva molte. Dall'altra parte, storie di resistenza da raccontare e che avevano bisogno di essere raccontate. Questo è stato un elemento di dibattito anche abbastanza... E che soprattutto avevano bisogno di essere raccontate a un pubblico che non fosse solo quello dei disseratianti. Cioè era il punto, il motivo per cui abbiamo scelto questa modalità didattica è stato un po' questo, che ci siamo resi conto che mancava una funzione di queste storie da parte dei giovani adulti, che siamo noi, cioè una cosa che è forse anche un po' autoreferenziale, ma che ci sarebbe piaciuta fare, non so come dire. Diciamo che un po' l'ambizione era quella, che ce ne recuperiamo un pubblico che, al di là del pubblico, ovviamente c'è sempre l'obiettivo di riuscire a raccontare queste storie a persone più giovani, anche perché l'idea è la commemorazione a cui andavi 10 anni fa, cioè 15 anni fa, andavi e c'erano 10 partigiani magari che ti raccontavano cosa era successo. Negli ultimi anni è la stessa commemorazione, non c'è più nessuno. E il problema è che ad un certo punto non c'è più nessuno e si commemora qualcosa che non si ricorda, spesso e volentieri. Cioè magari si va a cercare la storia di quell'avvenimento lì. Per fortuna c'è un grande archivio di fonti che sono libri, interviste, archivi audio, cioè abbiamo avuto fortunatamente molto materiale su cui lavorare. Però allo stesso tempo quel materiale è un materiale che tu conosci. Cioè, giusto? Quanti vanno fatti vivere in quel modo? 9 su 10 la gente con cui si parlava di quegli argomenti della commemorazione è gente che quelle storie le conosceva, perché magari era la stessa persona che aveva sentito raccontarle a qualcuno. In questo caso da una parte ci aiuta, perché apre la porta a persone che forse non sono proprio il pubblico scolare, cioè un pubblico di ragazzini, di bambini che possono imparare quelle storie, ma sono un pubblico di gente nostra coetanea che magari quella storia non le conosceva. Effetto può essere che adesso la raccontiamo in 2, la raccontiamo in 3, magari il prossimo anno siamo in 6 a raccontarla, magari siamo in 8, siamo in 10 e diventa, il gruppo cresce, la realtà cresce e hai offerto uno strumento che è uno strumento. E soprattutto la ricordi attraverso il gioco, perché molto spesso la fruizione che tu ne hai all'interno del contesto scolastico, per dire, è passiva, esatto, è una fruizione in cui io ti racconto la storia, magari 2 giorni dopo me la sono dimenticata, vivendola sulla propria pelle. E, appunto, avendo contatto con delle persone che in quel momento sono reali, anche se sei all'interno di un gioco, dopo ti ricordi molto meglio le loro storie e le puoi raccontare. Sì, che è una relazione tra il personaggio storico che ti sta aiutando, ti sta ostacolando e te. Poi sfrutti gli elementi, ovviamente, cioè non è che vai a raccontare tutta la biografia, quello la racconti alla fine quando c'è la restituzione. Però alcuni elementi, ad esempio, banalmente, c'è un punto che abbiamo inserito con una sorta di inganno, no? A metà, che ti fa seguire una pista che però è sbagliata, e per sfruttare quell'errore abbiamo messo come aiutante, tra virgolette, uno dei membri del servizio di spie naziste che era insieme ai partigiani, no? Magari mi ricordo che lui mi dava 45 questa cosa, ma lui è un personaggio in realtà è Luca Osteria, che è un po' più giochista, quindi mi viene questa dimensione, ma Giorgio ovviamente. Ma alla fine ti frega, ti mette... Certo. Però alla fine non ti ricordi anche di quel momento storico, certo. Spesso non posso trovare. Lo ricordi sicuramente molto bene. Cioè quando esce alla fine. Il panico totale. Tu magari arrivi che hai trovato la parola d'ordine, l'hai cercata sotto le sedie e tutto il resto, arrivi per dirla, vieni preso, vieni chiuso in una stanza per essere riconosciuto come. E sono per caso. Traumatico, insomma.
insomma. Cioè che fanno un po' di rumore, poi funziona, sì. Poi alla fine appunto dopo la gente si ricorda comunque quelle due o tre storie. Esatto, è una dinamica che vivendola poi ti rimane. In qualche modo ti rimane. È stato importante proprio quello, quell'immedesimazione delle persone all'interno del gioco, che per noi ha funzionato. Igor, se io? Vuoi. Ok, oltre a questo tratto in comune della spia mi fa molto piacere. Il tema che, ma in generale è un tema comunque interessante, quello dello spionaggio e del controspionaggio, ed è un elemento in realtà portante di Milano 45. Vi racconto però intanto un po' come è nato brevemente. Milano 45 nasce in occasione del 70° compleanno dell'Istituto Nazionale. Era il 2019. Molto vecchio l'istituto, sì, lo so, è del 49, e si cercava un modo per raccontare, diciamo così, il patrimonio e la storia del fondatore dell'istituto in un diverso, cioè non fare un convegno, non fare una pubblicazione, ma utilizzare un linguaggio nuovo. E quindi il gioco, su input di Mirko Carattieri, che era il nostro primo moderatore, all'epoca era direttore dell'istituto, abbiamo deciso di fare questa esperienza. È chiaro che ci siamo però subito scontrati con un problema, nel senso che la prima idea era fare un gioco su Ferruccio Parri a Milano. Ora, già ragionare su un gioco su un personaggio noto di cui si conosce quasi ogni passo è complicato, perché ti puoi inventare poco se vuoi fare un gioco aderente alla realtà. Puoi sfruttare qualche zona grigia, ma più di un tot non puoi andare. Glauco Babini, che è un'altra persona che crea giochi, ci chiese un giorno: ma perché non fate il Milano 45 a Modena? Perché Parri a Modena non c'è mai stato, quindi non posso fartelo a Modena, Milano 45 non me lo posso inventare, cioè magari ci sarà stato, ma sono durata la resistenza. E quindi abbiamo scelto di restringere l'esperienza di Parri a Milano a un evento singolo, un evento legato alla resistenza, in particolare l'arresto, la cattura di Parri, che avviene a gennaio del 45, e poi la sua liberazione, che avviene a marzo, e quindi concentrare tutta la narrazione del gioco su questi due mesi, capito qui quel titolo Milano 45, cioè Milano 1945. E naturalmente è una vicenda questa che permette di toccare quasi tutti i luoghi importanti della resistenza a Milano, almeno quelli che sono raggiungibili in una gitarella di 3 ore, perché è un urban game, quindi di fatto si viaggia da un luogo all'altro della città, si risolvono i limiti e si passa ad altri luoghi. Un luogo molto importante per esempio è San Vittore, ma il resto dei luoghi è in centro a Milano. Farli andare a San Vittore avrebbe presupposto una camminata di almeno mezz'ora ad andare, mezz'ora a tornare, oppure prendere i mezzi pubblici, ma questo è un altro tema che... E poi in realtà questa vicenda dell'arresto e della liberazione di Parri è una vera spy story. Cioè, se si legge il modo in cui è andata, Parri viene arrestato per caso perché si trova in un palazzo insieme ad altri partigiani, e uno di questi, quando gli fanno una perquisizione, dice: no, ma ero al piano di sotto dal signor Pasolini, che era il nome di copertura di Parri. Quindi i nazisti arrivano lì, lo prendono, lo portano, ma non lo riconoscono, cioè poi viene riconosciuto per un caso fortuito. E quindi è veramente una spy story degna di un romanzo di Fleming, 007, James Bond, il nome Parri, Ferruccio Parri. E quindi questo crea inevitabilmente un grande ingaggio nel giocatore, cioè i giocatori si sentono molto coinvolti nella trama. Tu poi hai detto dei documenti. Noi ovviamente avevamo la fortuna di avere il patrimonio, che finalmente è arrivato anche qui, il patrimonio dell'Istituto Nazionale di Ferruccio Parri, archivio, è al di là di quelle porte lì, e noi abbiamo cercato di sfruttare i documenti, innanzitutto facendo una ricerca d'archivio. Io ho passato in rassegna circa 200 fascicoli archivistici, cercando tra i documenti, anche per capire che cosa si è mosso dopo l'arresto di Parri. Parri era uno dei capi della resistenza, arrestano uno dei tuoi capi, tu, resistenza, inteso come organismo, cosa fai? C'è una trattativa, provi a liberarlo, e andare ad analizzare nei documenti si è scoperto diverse cose interessanti. E questo è un primo livello, però poi ci sono altri due livelli in cui abbiamo deciso di utilizzare i documenti. Qui ho preso qualcosa. Sono materiali. In realtà non ho preso tutto, ma non importa. Quindi ricerca. Un altro modo in cui abbiamo utilizzato i documenti è stato per imprimere svolte alla trama. Per esempio, a un certo punto noi diciamo ai giocatori, il gioco è gestito da due persone, da me e da Giorgio Berti, interpretiamo tutti e due agenti segreti.
Qui stiamo noi che poi diamo le missioni, che sono missioni appunto di spionaggio e controspionaggio. Una di queste missioni è andare a recuperare i piani militari che Ferruccio Parri aveva, che stava guardando quando è stato arrestato e che non si sa che fine hanno fatto. Questa cosa però io non è che gliela dico così, io gli faccio vedere un documento, una circolare del Corpo Volontario di Libertà che dice, oh, ci sono questi piani, vanno a recuperare. Quindi è il documento che gli dà la missione, non sono io in quanto personaggio. E il terzo livello in cui i documenti sono entrati è quello del kit di gioco, cioè i giocatori utilizzano i codici partigiani autentici, vedete il protocollo, se no la sinistra mi appendeva per il tecnico di quella porta lì, in copie, però loro utilizzano per decrittare i messaggi i codici partigiani originali. E quindi il documento entra all'interno proprio del kit di gioco, delle componenti di gioco. E diciamo, nel 1945 abbiamo fatto un passaggio anche ulteriore, poi chiudo veramente. Abbiamo non soltanto cercato di inserire i documenti all'interno proprio delle meccaniche di gioco, ma anche la storicità. In che senso? Abbiamo cercato di riprodurre dinamiche meccaniche storiche rendendole ludiche. Il gioco si svolge, sono delle brigate partigiane che cooperano nel trovare informazioni per liberare Parri, ma in realtà sono in competizione tra di loro. Ogni brigata deve avere più successo delle altre nelle missioni, perché più successo ha, più punti accumula. Chi accumula più punti vince. Però quello che accumula non sono punti, questo è il tesserino che diamo a ogni giocatore, ma sono famiglie. Cioè noi abbiamo ludicizzato il sistema del punteggio, meglio la questione della resistenza civile, facendo in modo appunto che loro non accumulino punti astratti, ma cerchino di acquisire il consenso delle famiglie milanesi che sostengono appunto la resistenza. E la brigata che avrà portato più famiglie a sostenere la resistenza avrà vinto il gioco. Poi però alla fine viene liberato comunque, questo diciamolo, lo facciamo portare a Gabi in Germania, viene liberato. E alla fine, quando Parri viene liberato, la brigata appunto che ha il maggior numero di famiglie, che ha portato il maggior numero di famiglie a sostenere la resistenza, vince il gioco. Quindi questa è una meccanica, questa è una resistenza civile, insomma, la zona grigia, che noi abbiamo reso ludico. Basta così direi, però questo è un procedimento. Prima di passare la parola a Zeno e a Stefano, una curiosità, Igor, ma quei documenti quindi non sono manipolati, sono esattamente sì, così sì, come erano? Comunque sono fotocopie, scansioni sì, fatte sì, da sì. me, con lo scanner solitario che c'è in fondo, ma sono documenti che tu trovi nel sì, fuoco, sì, anche sì. La segnatura da qualche parte, non ricordo dove, ma no, c'è. No, ce l'ho, sì. ce l'ho. Dei crediti c'è. Esatto, sì. No, queste poi sono alcune cose, perché poi ho rivisto i fascicoli settimana scorsa per preparare la lista dei dati in archivio e ci sono delle cose, ci sono anche i messaggi in codice degli aerolanci, quindi le coordinate, ma anche per esempio i messaggi in codice se il lancio è successo o meno. Quindi guardare quelle carte è davvero una miniera, per un game designer, lo dico anche a Stefano qua, che anche lui è veramente una miniera enorme di materiali. Quindi insomma sì. Infatti stampa clandestina è una delle cose che avete usato, vedi? Interessante questo. Ah, bene, fatta io la battuta. E per quello che ho detto. Ma grazie. Sì. Allora, io introduco un attimino la genesi del gioco e poi sul rapporto fonti e giochi costruiti, magari lascio più la parola a Stefano, che in quanto game designer e anche storico di formazione ha unito ovviamente le cose più di tutti. È un'idea, allora noi siamo gli ultimi direi in tempo cronologico che hanno realizzato un gioco, perché 2019, voi? È 2022. Okay, il nostro è inaugurato a settembre 2023, freschissimo. L'idea però ci fondava in testa già da un pezzo, io, Stefano e Sara, un'altra di Lapsus, avevamo parlato durante il Covid, quindi era inizio 2020 se non sbaglio, avevamo parlato di questa idea e insomma a un certo punto abbiamo deciso di metterlo in pratica. Per arrivare però al discorso delle fonti, secondo me è interessante parlare dei limiti, cioè delle condizioni che ci hanno portato poi a compiere delle scelte. Per andare a realizzare questo gioco abbiamo avuto il sostegno del bando dell'8x1000 della Chiesa Valdese. Quindi in conseguenza un budget definito per andare a fare determinate cose. Fin da subito abbiamo voluto dare un'esperienza immersiva con una dimensione anche teatralizzata, perché il nostro è un gioco
che si costruisce su questi presupposti. Siamo in avvicinamento al 25 aprile, è ambientato nel giorno che fu effettivamente l'ultimo giorno in cui c'è stato un piccolo bombardamento sulla città di Milano. I giocatori vogliono entrare nella resistenza, sono tre squadre che vogliono entrare nella resistenza, e l'espediente è che si devono in qualche maniera guadagnarsi la fiducia di chi è già nella resistenza, di chi parte già nella già, e che dice vabbè, vediamo se questi qua valgono affinché io li possa reclutare. E quindi viene data una serie di missioni di raccolta informazioni tendenzialmente da realizzare, che poi sono i 12 giochi all'interno di con i ragazzi delle superiori. Abbiamo iniziato a farlo in quinta superiore, avevano 3 ore di tempo per andare a completare queste 12 missioni, diciamo, prima che arrivasse questo bombardamento, prima dello scattare delle sterilantiere nel coprifuoco. Questo era l'espediente narrativo in cui ci muovevamo. Di conseguenza una serie di vincoli, è qua che dico. Innanzitutto le attrici e gli attori. Abbiamo avuto un'attrice e due attori su cui abbiamo costruito 3 personaggi che abbiamo voluto essere, li abbiamo proprio pensati per essere popolari. Cioè, quindi avevamo un custode di una casa, una maestra delle elementari e un operaio. L'abbiamo ambientato nel quartiere Isola, anche qua di nuovo il vincolo. Abbiamo collaborato per la creazione con Zona K, che è un teatro che sta proprio qua a 2 passi, e ci veniva quindi comodo avere il loro appoggio anche logistico, cioè veramente avevo un camerino dove gli attori si potessero cambiare proprio detto terra a terra. E l'abbiamo ambientato quindi qua nel quartiere di Isola, che non è un quartiere notissimo per la dimensione della resistenza. Milano era abbastanza periferia di quell'epoca. Esatto. Dove c'era un discreto fermento antifascista, anche perché era un quartiere comunque popolare, con una piccola fetta di classe operaia, perché qua c'erano tutte quante delle industrie, la Brombovieri che era qua dietro adesso che non esiste più, infatti ad esempio l'operaio è della Brombovieri. E insomma, da qua ovviamente le scelte che abbiamo dovuto condurre per ambientare un gioco che fosse verosimile, tenendo una dimensione appunto storicamente verosimile, ma con questi limiti. E quindi quello su cui abbiamo giocato noi poi didatticamente, da lasciare ai ragazzi, era una conoscenza, una... Ci siamo basati su, diciamo, direi 3 diverse direzioni. La prima, quella di dare un attimo uno spaccato sociale dell'epoca. I 3 personaggi, i 3 attori, portano dei monologhi sulla loro vita. E questa costruzione di vita è stata fatta con raccolte di interviste, di memorie del territorio, del quartiere di milanesi, che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Quindi ad esempio il custode è un ferito di guerra della Prima Guerra Mondiale, che ama molto Don Bussa, che è stato uno storico prete del quartiere Isola, che tra l'altro anche il giardino di Giusti, perché all'epoca nascose degli ebrei anche dei rettenti l'aveva. L'operaio che è della Brombovieri e fa tutta quanta militanza di volantinaggio, diffusione antifascista e anche comunista. La maestra con tutto il suo portato. Quindi andare a costruire questi personaggi che non sono reali ma danno uno spaccato verosimile. L'altra dimensione è stata quella di una lettura del paesaggio urbano differente. Nel gioco giochiamo con le prete d'inciampo, col monumento ai caduti partigiani che sta qua in quartiere, con una fotografia che rappresenta una piazza qua dietro, non posso dire quale nel caso qualcuno giocasse per il futuro, con la piazza del quartiere che è stata bombardata e quindi la piazza è quasi irriconoscibile, quindi anche lì vedere come poi la foto è esattamente lì, ok, fantastico, e quindi tu devi capire dove era, certo. Però tutto questo con le facciate sventrate ovviamente, certo, dalle bombe, certo. Ed è uno dei giochi più difficili, devo dire. Ed è uno dei giochi più difficili, sì. La segnaletica c'è ancora qua vicino, la segnaletica di un aereo, esatto.
Quindi dare una differente lettura del contesto urbano, storicizzandolo poi, cioè un quartiere isola, un quartiere oramai vissutissimo, tendenzialmente in una maniera oramai molto commerciale, soprattutto nella vita serale, nella vita notturna, per aperitivi, ristoranti, dopo cena, e quindi vedere un'altra ottica un quartiere, e ricordandoti anche un'origine che è molto diversa, adesso uno dei quartieri più diciamo alla moda di Milano, molto gentrificato, esatto, e invece è stato storicamente un quartiere popolare, anche con in passato un certo tasso di criminalità. E terzo punto invece, le fonti, che in qualche maniera ci abbiamo costruito dei giochi, ma le abbiamo tendenzialmente, in questo caso non abbiamo fatto il lavoro che hanno fatto Igor per 1945, sono state quanto minimamente modificate, adesso su questo farò parlare a Stefano, e lo scopo anche qua era insomma far vedere anche quella dimensione, però su questo farò parlare a Stefano perché ci ho sbattuto la testa a lui poi sul gioco fonte storia. Sì, sull'utilizzo delle fonti sentite la parente? Sì. Sull'utilizzo delle fonti è una domanda difficile e complessa su cui effettivamente ho ragionato parecchio, perché è uno degli aspetti più dal lato fondamentale importanti da inserire all'interno di un gioco che ha l'obiettivo di essere entertainment storico, però dall'altro lato utilizzare la fonte rischia di concretamente, anche per quanto si possa essere ben interessante, appesantire il gioco, far perdere il flow al giocatore. Quindi perlomeno per quanto riguarda Operazione Isola abbiamo bilanciato l'utilizzo, come diceva Zeno, di tre tipologie di fonti, cioè fonti storiche intese come ricostruzione storica dell'ambientazione, del periodo storico dei personaggi, cioè che sono in contatto, non sono propriamente dei personaggi reali, fonti vere e proprie, abbiamo utilizzato il giornale, che è un giornale originale dell'epoca, una copia davanti anche presa proprio dagli archivi del Parri, ad esempio la fotografia, che è comunque una tipologia di fonte, e sicuramente anche qualcos'altro, ad esempio il Santino e così via. La terza tipologia di fonte, che era fondamentale inserire per creare una cityscape, per far girare il quartiere, erano proprio quella parte, diciamo, delle persone, delle pietre, dei monumenti e delle lapidi, che comunque riportano, senza fare degli spoiler riguardo alla costruzione del gioco, riportano comunque, per quanto siano monumentalistiche, alle storie reali, cioè parliamo comunque di persone che sono vissute, sono cadute, e quindi nella parte del gioco si arriva comunque ad una conoscenza su alcuni personaggi. E l'equilibrio è delicato, come dicevo, l'utilizzo della fonte secondo me va sempre molto ben bilanciata, quindi in questo caso alcune vanno più approfondite, tipo davanti ai giornali, ovviamente bisogna leggere e approfondire la fonte, in altri casi il gioco stesso è un punto di partenza per andare a conoscere una storia, lì dipende. Come diceva Zeno, il nostro non è stato un gioco costruito con la libertà totale di dire costruisco un gioco come piace a me, perché ovviamente immagino di parlare con persone che conoscono molto bene il mondo dei giochi, ci sono mille tipologie di gioco e anche di piacevolezza, parliamo di board game, cioè ti piacciono sia tedeschi che ti piacciono sia americano, cioè una cosa di fortuna pure no. Mentre quando partecipi a un banco hai l'obiettivo, ad esempio, di hai già un target di partecipanti che possono essere ragazzi superiori, devi per forza impostare il gioco in una certa maniera. Quindi, ad esempio, sulla difficoltà dei giochi o sull'utilizzo di determinati tipi di fonti, noi avevamo limite, neanche più di tanto, però comunque il limite di costruirli in base al tipo di giocatore. Viceversa, se una libertà totale fa un gioco e poi trova il giocatore a cui piace. Noi invece dovevamo costruirlo sui nostri giocatori che stavano già in partenza, chi era, però nel primo bando era quello dei valdesi. La risposta era. Sì, sì, sei anche più bravo di noi perché è stato sinteticissimo. Siamo tutti, vedete. Sì, grazie Stefano. Okay. Allora, una cosa che mi sembra che è emersa un po', soprattutto da voi e da Zen, è la questione del verosimile. E su questo infatti cioè, si apre un campo su nel momento ancora della costruzione del gioco. Bisogna, come è emerso da quello che dicevate tutte, fare delle scelte, cioè cosa metto, cosa non metto, perché scelgo di mettere delle cose e invece perché decido di ometterne altre.
sicuramente ci sono dei motivi contingenti come quelli che già Stefano stava dicendo adesso, ma mi immagino anche che ci siano stati degli altri tipi di motivazioni legate proprio alla narrazione che si magari volevate veicolare, agli scopi che il vostro gioco voleva avere, didattici, ludici, la commistione tra i due e appunto il pubblico. Perché pensando a Operazione Isola, come diceva Stefano anche adesso, è un gioco che nasce per gli studenti e le studentesse più o meno della quinta superiore, che diventa poi in un secondo momento invece per adulti, con alcune modifiche su cui magari si pronunziano, vogliono dire delle cose dopo. E quindi se magari facciamo un secondo giro su questo per approfondire questi punti e poi invece passare alle parti più critiche invece, che immagino che tutte abbiate dovuto riscontrare, di cui una è già emersa, cioè che è quella dei finanziamenti. L'accessibilità è il tema. Ad esempio. Ne parlavamo anche prima. Esatto. Ovviamente, essendo un contesto così a cerchio, chiunque voglia prendere la parola, libero in qualsiasi momento di... No, ma non è una domanda. Prego. Uno, no, perché io devo scrivere una tesi, ho fatto l'esame didattico della storia, volevo fare una tesi sui giochi da tavolo per insegnare la storia. Anche giochi qua in questo caso no, giochi qua sono impegnativi se capite che sono gli altri, però sì, non no, posso molto male per lo potrei proprio dire, ma non in seguito magari. No, l'Italia, come era stato detto che gli superiori principalmente, gli altri due giochi hanno un target pensato, hanno un target anche possibilmente verso i giovani studenti così. Sì, il nostro è proprio è stato pensato proprio per i giovani adulti, poi in realtà la partecipazione è molto eterogenea, rispondo a una partecipazione veramente di gruppi di famiglie, quindi con ragazzini anche molto piccoli delle elementari, ma anche gruppi di amici cinquantenni, quindi molto molto eterogenea la partecipazione, però sicuramente il target che ci eravamo posti era un po' ragazzi della nostra età. E ci si è resi conto in corso d'opera che è un progetto abbastanza duttile, cioè nel senso che vai a prendere poi, cioè noi avevamo un'idea, poi alla fine l'idea ovviamente viene sconfessata dalla realtà, penso che sia abbastanza uno standard di funzionamento, meno male. No, allora io giusto una precisazione, noi lo pensavamo inizialmente per le quinte superiori, tenendo conto che è un target comunque particolare, nel senso che uno ci si può immaginare che ragazze e ragazzi di quell'età partecipino molto volentieri, ma per acchiappare gli standard interno di quello che è un bando bisogna poi coinvolgere le scuole. Per chiunque abbia mai lavorato con le scuole si sa, nel momento in cui bisogna pensare a quella che poi diventa un'uscita didattica, inizia a esserci tutta un'altra fila in cui magari c'è anche la professoressa e il professore molto volenteroso che vogliono portarli, ma abbastanza tipo arriva la segretaria della scuola e mi muoio di sogni che può diventare abbastanza tignosello, quindi nel senso comunque abbiamo fatto partecipare circa 200 ragazzi, però è stata lunga, ecco, più lunga di quello che ci immaginavamo, ma e qua dell'utilità mi torna incontro, perché noi facciamo il beta testing, cioè la prova l'abbiamo fatta non coinvolgendo il gruppo target dei 18-19 anni, ma coinvolgendo degli chi ci capisce, amici, conoscenti, persone che seguono l'associazione, eccetera. Ovviamente. In quel frangente, e già avevamo fatto questa scommessa, però ci eravamo resi conto che il gioco funzionava anche con gli adulti. Quindi poi abbiamo anche vinto in verità un bando del Comune di Milano, il bando Milano e Memoria, che ci ha sostenuto per andare poi a fare delle repliche anche agli adulti, in questo caso adulto generalista, dai 18 anni ai 100.000 noi ci andiamo bene. E ha funzionato anche con gli adulti, ovviamente sono state fatte alcune modifiche, meno però di quelle che pensavamo inizialmente. Con Stefano ci eravamo confrontati sul fatto che però passando da ragazzi alle superiori ad adulti dovremmo cambiare un sacco di cose, e invece i cambiamenti sono stati alla fine minimi.
in realtà lui ha fatto un percorso forse inverso, sicuramente inverso rispetto al nostro, forse anche un po', nel senso che il 1995 nasceva come gioco per la cittadinanza, quindi in realtà il focus era, cioè lo target erano più gli adulti che non i ragazzi. Poi ci siamo resi conto che effettivamente, probabilmente meno sapevi sulle resistenze più il gioco riusciva bene. Nel senso che una delle persone che ha partecipato alla prima edizione del gioco è stato Sergio Fogagnolo, che è figlio di uno dei martiri di Piazzale Loreto, e quindi sa molte cose sulla resistenza di Milano. E lui ha completamente scompaginato la sua brigata, perché lui voleva portare dei loro, lui già sapeva, no, ma dobbiamo andare alla terra regina, sì, ma dopo! e quindi è successo un disastro, in realtà. Quindi, paradossalmente ci siamo resi conto che meno consapevolezza garantiva maggiore efficacia. E allora abbiamo detto, proviamo a proporlo con le scuole, per le scuole. E con le scuole effettivamente funziona molto bene. Noi ora lo facciamo solo didatticamente, Milano 45, lo facciamo tendenzialmente con le quarte e con le quinte, anche se le quarte non sono ancora arrivate a studiare quel periodo storico, però è efficace. Abbiamo provato anche con le terze, delle belle terze però, cioè delle classi, quindi di studenti molto recettivi che lavorano anche sul gioco nell'ambito di un progetto PCTO che ha come esito la costruzione da parte loro di un gioco, come tu hai degli studenti e delle studentesse così interessate anche al medium, è più semplice. Una cosa importante però che voglio dire, soprattutto rispondendo a te in termini di didattica della storia, noi quando facciamo il gioco con le scuole poi facciamo sempre un debriefing, quello è fondamentale, poi può essere un debriefing di un'ora, se il gruppo di giocatori è piccolo, diciamo anche prima 20-25 che sarebbe la parte ideale, un debriefing può essere anche di un'oretta. Noi abbiamo fatto con 60 studenti e studentesse una volta sola, sì, no, è stato... cioè, ovviamente era ordine pubblico. Ovviamente era ordine pubblico, ovviamente, e anche perché poi c'è sempre nelle classi una percentuale di studenti, quindi puoi porre la cosa più bella del mondo, ma non è interessata. Su 60 la percentuale aumenta, cioè il numero aumenta. E quindi con 60 studenti poi il debriefing dura anche 2-3 ore, ovviamente, perché hai necessità di capire un po' più, in modo più capillare che cosa hanno assimilato e che cosa no. Sì, tra l'altro la cosa che dicevi, e l'abbiamo testata anche noi, banalmente uno degli enigmi da risolvere, ad esempio, erano motti, in una parte in cui praticamente veniva aiutato da questa spia. E quindi c'era un motto da risolvere, e ci è capitato una volta di una persona che era appassionata e che conosceva quelle. Per cui ha detto il motto senza andare a cercare nulla, appena sentito la cosa, ci ha detto il motto, adesso è rimasto un po'. Ci ha tagliato. Più che altro, io abbiamo detto, ho fatto tagliare tutti quelli che erano nel gruppo, praticamente un terzo di escape room, però è parte del gioco. Peccato, però è successo. Comunque, è successo poi anche a noi. questa qui, ma... Aspetta, ma risolvi io. La gente che ci ha lavorato su questa roba qua, eh. Non c'è da dire anche gli altri, sono quelli che portano via il pallone. Ma io invece volevo aggiungere una cosa sulla, se mi è concesso, sulla questione della verosimiglianza, perché effettivamente da quello che ho detto Milano 45 sembra il gioco, ma per la scelta anche di farlo sulla biografia di Pari, su un evento storico preciso, un po' più aderente. Devo dire che è effettivamente così, noi siamo stati molto filologici, anche i personaggi che interpretiamo io e Giorgio, io sono un agente della resistenza realmente esistito, che poi in realtà si scopre dopo la guerra che fa il doppio gioco con gli alleati, e Giorgio interpreta Luca Osteria, che è uno dei peggiori triplo giochisti della resistenza. E anche sulla vicenda di Pari ci siamo mantenuti molto aderenti. L'unica licenza che ci siamo permessi è relativa proprio a San Vittore, siccome appunto non li potevamo mandare a San Vittore, e abbiamo giocato un pochino su un documento, su un bollettino della resistenza, che dice che la Legione Autonoma Muti era attiva nelle perquisizioni a Milano a gennaio del 45, e quindi abbiamo detto, noi Pari non sappiamo dov'è, non sappiamo mica. Potrebbe essere alla Muti, c'è questo documento che lo dice, e li facciamo andare alla Muti, poi gli facciamo dire no, non è qui, e gli costruiamo anche il fatto che R, il mio personaggio, aveva installato un servizio di intercettazione telefonica alla Muti, che dà anche l'idea di quanto la resistenza in realtà fosse attrezzata e tutt'altro che scapestrata. Ed è l'unica licenza che ci siamo effettivamente presi, proprio il resto effettivamente, ma ce l'ha permesso, devo dire, i documenti, cioè avere il conforto del documento che ti permette di sviscerare ogni fatto nelle minuzie, evidentemente ti aiuta. No, per tutto il fatto. Sì, assolutamente. Sì, noi nel nostro caso è stato un po' diverso, perché la nostra concezione partiva proprio dall'idea di voler raccontare delle storie, quindi diciamo che la vicenda della prigione è una vicenda inventata. Non ha un unico evento storico rappresentativo, anche perché l'idea era quella
utilizzare il format anche in altri luoghi, e cioè che è un grosso, quello che per noi è un grosso punto di forza adesso che vorremmo portare avanti, perché attualmente abbiamo fatto un luogo singolo, ma a breve a gennaio lo facciamo in un altro luogo. Di Epsom Giorgio, però è il primo luogo della resistenza in valle, quindi puoi andare a trovare anche storie. Con l'idea anche di cambiare le storie all'interno, quindi utilizzare questo luogo che diventa proprio la prigione in senso lato, in senso ampio, no? E mettere all'interno però delle storie anche diverse, che non siano necessariamente quelle da cui siamo partiti, ma possono essere altre. Quindi sì, la storia è importante nel nostro caso, ma la storia viene raccontata al termine dell' escape room. Sì, infatti rispetto a The Living lo facciamo anche noi, non prima 20 minuti, mezz'oretta al massimo, anche perché i gruppi sono molto piccoli, massimo 5 persone. Quindi sì, ma le dimensioni di influenza. sì. Lui racconta, lui che è lo storico del gruppo, racconta le storie dei personaggi che si incontrano in maniera filologica, effettivamente, assolutamente. Tutto un lavoro sull'archivio dell'ambito di condomini. Sì, siamo a cercare da dove c'era l'informazione, un po' all'istoreto, un po' a... Sì, sì, tanto in realtà collaboro con il Polo del Novecento per altri motivi. Ah, okay, quindi... un po' lì, un po' c'è... comitato di quelle dell'IS, sono appena digitalizzato, sì, un vasto archivio anche lì, il Museo del Sussurro della Resistenza qualcosa ha, poi comunque fortunatamente c'è tanto materiale su cui partire, interviste, pubblicazioni realizzate nel corso degli anni. L'idea era quella di avere queste due storie, quella orizzontale, che è quella che puoi portare, cioè che tu dentro, tu sei in una prigione e devi uscire da quella prigione. Certo. Con delle svolte in mezzo, cioè quella l'abbiamo proprio scritta, in realtà però l'abbiamo scritta quasi al contrario, cioè abbiamo cominciato a ragionare che quella doveva essere la narrativa per rendere possibile l'escape room in un ambiente utile. Esatto. Poi anche a partire da quello... ci sono concessi, perché noi per esempio non abbiamo budget. Sì, no, noi lavoriamo in... lavoriamo in... il gioco è gratis, non vi occupate. Offerta libera. Okay. Sì, quindi siamo riusciti, grazie alla gentilezza di chi ci offre gli spazi, ovvio che... lì la torre funzionava in un certo modo, perché dici hai X stanze, devi salire, ovvio che se devi fare le stanze nei due, la narrativa deve certo, vedere. Certo. Però allo stesso tempo ti dà il vantaggio di avere questa storia lineare da una parte, dall'altra parte invece tutto questo archivio di storie verticali, che noi le abbiamo selezionate 4-5 su un bacino estremamente più ampio, che quindi può dare anche però delle svolte. Paradossalmente potremmo fare un escape room diversa, tra virgolette, tutte le volte. Poi ovvio l'ambizione è quella di avere prima o poi uno spazio fisso fisico dove realizzare un progetto che sia quello e che abbia una sua narrativa, ma l'idea però di avere questo progetto open, cioè il progetto open poterlo riproporre anche in altri. Non è una brutta cosa per un progetto open, secondo me, scusate se mi permetto, perché cioè, operazione di isola non lo puoi fare a Cetrale, cioè, ne hanno 45 non lo puoi fare a Modena, per citare, invece il vostro è esportabile. Il vantaggio è che partendo da una realtà più piccola, che comunque già soltanto il fatto che il progetto parte da una realtà che è Valle di Susa, che comunque è una realtà che è più ampia di dove poi il progetto si realizza effettivamente. Certo. Però già quello ti dà la possibilità di prendere storie che non siano necessariamente lì, e quindi già spostarlo su Torino. Io ho fatto per lavoro, per altre cose, mi sono occupato di resistenza nel biellese, ho fatto anche un po' quel gioco, e paradossalmente il progetto sarebbe esportabilissimo, certo, alla casa della resistenza di Sala Biellese, sì, che ne so. Sì, con le dovute modifiche è replicabile. Certo. Invece questa cosa secondo me alle fiere, partecipando anche a Play, insomma, è una cosa che vedete percepisco, oltre al fatto che il gioco pervasivo lì per sé non è il gioco da tavola, c'è lì la scatola, però il fatto che appunto è un po' limitante, valorizzi molto i luoghi di memoria, voi avete lavorato poi anche in una prospettiva di lungo periodo, no? Cioè anche mettendo dentro i monumenti di adesso, quindi... Però sì, effettivamente è un po' vincolante questa cosa, sì. Abbiamo dei limiti. C'è anche stato criticato in parte questo, perché abbiamo avuto delle critiche sul fatto che magari la storia non fosse realistica al massimo. Però questo nasce anche un po' dal nostro percorso, che non, cioè, lui è lo storico, ma il nostro percorso è diverso, cioè io sono una scienziata internazionale, faccio altro nella vita. Sono errori storici col percorso. Esatto. E quindi lascia un po' della tradizione anche delle varie percezioni.
percezioni che avevamo sul territorio. Io sono anche consigliera comunale del Comune del Mese, quindi avevo la percezione anche di determinate mancanze all'interno del, cioè nel nostro territorio, e quindi da tutte queste percezioni è nato quel progetto. All'inizio, la prima volta che l'abbiamo proposto, l'avevamo proposto dei ragazzi che avevano partecipato al, al viaggio del treno della memoria, che non sono venuti perché non lo consideravano una cosa, visto che non era proprio specificata, perché era un gioco, perché era un gioco molto ideologico, perché non è stata chiarissima la cosa, però sì, l'hanno un po' detto, ci sembra un po' il rispetto, un po' troppo pop. Una critica c'è stata, perché esatto, la componente ludica comunque è vista, sì, capisci, questo c'è qualcosa di rispettoso in linea generale, come infatti penso, almeno, e qui si apre, diciamo, la mia la difficoltà di far capire le potenzialità della componente ludica, cioè, nella didattica o comunque nella narrazione. Cioè, c'è un problema, secondo me, adesso parlo termini più generici e anche forse un po' più personali, quindi prendeteli come fosse una mia esternazione, ma anche la questione del fatto che comunque c'è quest'idea che il gioco non sia qualcosa di serio. Sì, esatto. Per una questione di lessico, cioè proprio che tu dici una cosa che si gioca non è serio. Quando in realtà, cioè, lo si vede nella quotidianità quanto il gioco sia una componente fondamentale, cioè, basta aver messo il piede a Lucca una volta per capire l'importanza che ha il gioco proprio in generale, tantissimi punti di vista, commerciale, economico, sociale, e che in realtà si possono fare veramente tante cose serie. È un po' come il cartone animato, no? Che dici cartone animato è una cosa da bambini, e invece vai a vedere i cartoni animati, non è detto che un cartone animato deve essere. E c'è stato un scontro. Il fatto che noi ci rivolgiamo a degli adulti, non a dei ragazzi, dei bambini, cioè non, alle elementari il gioco è visto come strumento didattico, per persone adulte over 18 già meno, secondo me. È una cosa che io contesto, per esempio, da Antonio Brusa per il suo ultimo libro, quindi fa dei laboratori didattici che si fermano alla secondaria di primo grado, cioè esatto, terza media, come se il gioco non fosse un qualcosa che fai alle scuole superiori, insomma, Antonio è un po'. A livello di game design, la questione del, infatti, volevo chiedere a Stefano la questione della, lui che più giochi ne ha fatti, Stefano, immagino. Non è, questo non è il primo che fa, sì. Questo non è il primo che fai, Stefano, sei un game designer. No. La questione del finanziamento, no, immagino che la questione del finanziamento si No, game designer ne sono fatti tre adesso finanziati, cioè con compagni, poi ho fatto gli altri con gli amici, ne hai fatti più di me, ne ho fatti due, quindi comunque sei più game designer di me, diciamo. No. No, ma la questione della sostenibilità, anche tu in questi progetti mi interessava un po' capire come perché appunto Milano 45 è costato, lo dico, tanto non è un segreto, è costato 1500 euro dall'interno del finanziamento del bando Cariplo. Come vivono al di là dei finanziamenti? Come vivono al di là dei finanziamenti? Innanzitutto quel finanziamento, cioè come fai a convincere qualcuno a pagarti un gioco? Perché magari lo convinci, un modo nuovo, un modo fresco, bello, interessante, ti do 300 euro, 400 euro. No, guarda che ci vuole un po' di più per costruire un gioco fatto in un certo modo. Quindi anche l'approccio iniziale. Poi, in seguito, cioè ci hanno dato 1500 euro, ok, ma se io voglio riproporre Milano 45 adesso e comunque devo dare... pagare una persona che è Giorgio che viene a fare la sua recitazione, stampare i materiali molto banalmente, cioè per quanto poco possa costare, ma se io a ogni giocatore do la testolina di riconoscimento, la spillettina, a chi vince, sono comunque come mi approccio a questo problema, come lo risolvo, se lo risolvo. Ah, questa è una domanda, ma quanto riguarda l'operazione isola è molto comodo perché io sono un posto. Il cartello, ti autodenuncio. E sono io veramente a fare questo, il consulente. Se i costi ci trovo più di nulla, io sono un posto, quindi non so, qui devi chiedere a zero. Cioè, il cash ha messo la Apsus. Per quanto riguarda gli altri banchi, come dicevate voi, sì, cioè nel senso, io ad esempio uno dei banchi che ho partecipato con Figa Tavolos, che è un gioco che ho fatto in Sardegna, era Mad Games, un banco dell'Unione Europea, con un budget molto alto, ovviamente però anche là la durata è stata un anno, dopodiché inevitabilmente tutti i giochi che sono di bandi e che hanno un finanziamento nascono in pugno, a meno che non si possa creare un gioco totalmente replicabile all'infinito e poi lo lasci vivere, cioè nel senso
cioè, volendo si può fare, non è nessun male a farlo, ma voglio dire, lo facciamo per la cultura, perché ci piace di fronte alla cultura, potenzialmente creare giochi a disposizione della comunità si possono fare. Prendiamo il caso, faccio un esempio stupidissimo, proprio di Dead Games, che era formato in due bandi diversi. Comunque Del Ghero ha finanziato alcuni giochi, poi ha dato un sacco di soldi a un tizio che sicuramente conoscete, che si chiama Viola, è uno dei game designer più famosi in Italia, ha collaborato. È molto immanicato, perché ci tantissimi bandi ottengono tantissime cose. Ad esempio, lui ha creato dei giochi che effettivamente liberano all'infinito Del Ghero, sono proprio dei presenti sul territorio, cioè sono materialmente, ci sono dedicati a un pubblico piccolo, infantile, direi. Però quelli vanno avanti all'infinito, cioè sono proprio delle cose materiali da fare, molto semplici. Tutti e tre i giochi che presento per adesso, evidentemente ci deve stare dietro il creatore. Nessuno di questi può. Però, detto ciò, tecnicamente, con l'appoggio delle tecnologie, l'informatico è un aspetto che, parlando tra di noi, manca sempre. Cioè, nel senso, se uno ha un informatico, ti si aprono le porte di tutto. Cioè, qualsiasi nostro gioco, adesso senza aver giocato neanche i vostri, un buon informatico te lo può rendere infinito da replicare con mille escamotage possibili, dall'utilizzo della geolocalizzazione al collegamento ipertestuale o web che ti manda a fiscare quello che vuoi, che poi è un pochettino quello che fanno le cityscape di Gary Palli, che ne parlavamo l'altro giorno con Zeno. Fondamentalmente quello è a livello commerciale, che scarichi da internet e poi giochi da solo girando per la città. Addirittura quelli hanno delle tappe presenti in cui collabori con i commercianti, ma potenzialmente un gioco, se hai l'appoggio di informatico, ti liberi da tantissime cose. È una delle cose più difficili da trovare l'informatico, si fanno anche pagare. Devi avere un buon budget dall'inizio, insomma, se vuoi coinvolgere un informatico. Cioè, se hai un budget alto all'inizio, allora forse puoi. Sì, io tipo Dream and Towers era impossibile. È un gioco che si giocava da solo, però mi serviva l'informatico perché è programmato su Telegram. E lui mi ha detto una cavolata. Cioè, comunque devi sapere programmare su Telegram, non c'è molto, però lo devi sempre fare. Viceversa, ad esempio, Lapsus ha scoperto quanto sia importante il grafico nell'aspetto creativo, che secondo me è fondamentale, perché la vista, parte estetica, coinvolge molto il giocatore, fa parte di quegli aspetti che lasciando l'approfondimento culturale, però la parte estetica coinvolge e ingaggia il giocatore in quell'aspetto là, altrimenti non vale neanche per il discorso degli illustratori, che abbiamo cercato comunque di creare un abbigliamento dell'epoca anche là per renderli più GDR, modalità immersiva, ecco. Sì, tra l'altro ho preso di materia da stampare e il nostro gioco è un'esagerazione, perché il gioco che dava l'operaio era un volantino, la maestra tre volantini, c'era il giornale, tra l'altro nel coinvolgimento con i commercianti, con gli adulti che erano domenica pomeriggio, purtroppo non ce l'abbiamo fatta, ma con gli studenti che facevano, quindi in settimana gli davamo una moneta finta dell'epoca e dovevano capire con quella moneta, dovevano presentarsi in edicola e l'edicolante gli dava il giornale dell'epoca. Però siamo una valangata di materiale stampato, una mappa di gioco. Ma rimangono ai giocatori questi materiali o si è discorso messo a stesso? Alcuni dei materiali sì, rimangono. Dicevo che abbiamo stampato un sacco di materiale e il materiale che rimaneva ai giocatori era tutto quello che recuperavano in giro. Poi in realtà spesso e volentieri ce lo ridavano alla fine, però volendo se lo poteva tenere. Quello era pensato come usa e getta. Quello che chiedevamo di riprendere era la mappa di gioco, quella perché è veramente cara, nel senso che detta tondo tondo costava 20 euro a stampa e in generale anche perché erano anche molto lunghe, da anche avendo un budget infinito, essendo una stampa 2 bisognava andare su una stamperia apposita, anche su plotter, stampava la fronte retro, poi te la plastificava, e quindi era una cosa che ogni giro di stampe, da 6, 7, 8 stampe
partivano 2 ore, sì, quindi anche oneroso a livelli di tempo proprio. Noi abbiamo dei materiali, diciamo che noi ci siamo un po' autoarrangiati, nel senso che fortunatamente avevamo da una parte un po' di budget anche di altre iniziative che facciamo come collettivo, che comunque qualcosina ci para le spalle, magari di iniziative di pubbliche, banalmente conferenze, concerti, cose del genere. Poi abbiamo messo un po' ciascuno le proprie competenze, io al di là del fatto storico mi occupo anche di audiovisivi, di grafica nella vita, più o meno con la grafica ci mastichiamo più o meno tutti, quindi si cerca di prendere un po' di qua, un po' di là, certi strumenti, oggetti, abbiamo chiesto un po' al Museo della Resistenza che c'è lì a Condove, che ci ha fornito del materiale, avevano delle repliche, delle cose ovviamente non materiale storico, più banalmente del materiale d'immagine che vai a cercare tra mercatini e situazioni che sia materiale compatibile con l'epoca, soprattutto materiale quando serve da rovistarci dentro, che si può anche rovinare. Abbiamo una valigia che abbiamo scoperto essere l'enigma migliore perché nessuno sa aprire le valigie stile 24 ore. E poi trovano la chiave, tolgono il lucchetto e poi stanno 20 minuti a cercare di prendere. Una volta li ho fermati, non bisognerebbe intervenire, una volta li ho fermati perché c'era uno che col piede quello si apre. Questo è quello che c'è degli escape room, perché poi la gente veramente comincia a... Io dico che si apre. Sì, oltretutto la struttura della torre è utilizzata anche per le installazioni di arte contemporanea, per cui ogni tanto bisogna... No, quello non già, lo fa struttura, sì, ho capito, sì, certo. Ah, ecco, vorrei solo dire una cosa sui materiali, che Operazione Isola ha la plancia e 4 o 5 materiali esterni, però ad esempio sulla verosimilità della storia e la plancia, chiaramente questa è una scelta che abbiamo fatto per il gioco. Non so se voi l'avete visto, Operazione Isola, la plancia, come io fatta. Sì, l'ho visto. Igo sì. Io sì. Igo sì, cioè è chiaro che l'investigation desk, cioè nel senso, è una roba tipicamente dell'investigatore di Trenta. Sì, sì, certo. Sì, sì, chissà sì. Mai se è mai esistita la visione investigation desk di qualche comoda, probabilmente no. Cioè, però è un buon escapotage per far sì che la maggior parte dei materiali fossero sulla plancia di gioco. Qualcosa è rimasto fuori, però diciamo che cercando di seguire una delle regole della creazione del gioco, che è quello di semplificare il più possibile i materiali della componentistica, soprattutto per un gioco che voleva essere giocato sul territorio, camminando, girando. Ci siamo riusciti al 90%, alcune cose sono rimaste fuori, ma diciamo che idealmente l'obiettivo era quello, ripeto, l'investigation desk era la regione scamotage, far sì che fosse tutto all'interno di un unico foglio di carta. Poi questa era un po' un'idea di combinazione tra realismo e materiale. Sì, è game design proprio, sì, cioè, insomma, sì, diciamo, sì, un po' era quello. Comunque, a proposito delle disavventure che possono capitare, una nostra squadra, mi hanno avuto un po' di cose curiose, ma a un certo punto una squadra si è fatta un film tutto particolare su uno degli indizi, e arrivati davanti alla chiesa, che era la chiesa di Don Busta, dove dovevano trovare una cosa che non era così nascosta, diciamo, la chiesa ci aveva gentilmente dato la possibilità di tenerla lì, hanno individuato una targhetta e chiamato il numero di questa targhetta, che era però la targhetta di pompe funebri, immaginandosi che fosse ricollegato in qualche maniera col gioco. Quindi insomma, delle cose insolite. Un quarto d'ora che riusciva a capire poi dall'altra parte. No, ma l'indizio, vedi, non è la cosa più poi magari chiudiamo, è che una squadra semplicemente, appunto, una brigata ha capito male anche loro all'inizio e sono finiti, si sono fatti tutto Parco Sempione praticamente, cioè che dalla parte opposta rispetto all'arena di gioco, Parco Sempione era il limite dell'arena, si giocava dalla parte opposta, a un certo punto non tornavano più, abbiamo chiamato, telefonato, no, mister, ci vediamo al prossimo appuntamento, è a Terra Regina, ci vediamo lì, quindi insomma bisogna anche stare attenti a queste disavventure effettivamente. Prima magari di continuare vicino al tavolo, sì, del cibo, gli esiti, cioè che feedback avete avuto dai vostri giocatori e dalle vostre giocatrici? A noi, cioè, sicuramente siamo molto soddisfatti, perché a parte il fatto che tutte le volte che l'abbiamo proposta, poi abbiamo dal presupposto che non abbiamo budget e no, quindi conseguenza noi siamo dei costi. io dicevo che siamo dei volontari, ma Sara mi ha giustamente corretto, dicendo che siete dei militanti.
Quindi ovviamente mettiamo a disposizione, anche perché appunto ci dobbiamo essere, siamo parte del sistema del gioco. Quindi mettiamo a disposizione il nostro tempo, quindi tendenzialmente facciamo 3-4 gruppi a serata e le riproponiamo ogni Magari deve esserci disponibilità dei locali. Esatto. Ci deve essere una serie di condizioni favorevoli che si incastrano magicamente. Quindi in realtà è vero che non c'è così tanta offerta, ma abbiamo sempre ricevuto tantissime richieste di partecipazione, cioè una lista d'attesa particolarmente lunga, e nel momento finale di restituzione che Alberto, in realtà riscontriamo molta curiosità, cioè c'è proprio voglia di chiedere ma in che modo questo personaggio ha fatto questa cosa, sia da parte delle persone più adulte che dai ragazzini, quindi funziona proprio bene da questo punto di vista. Non stampiamo niente, mandiamo le storie via email alla fine. Cerchiamo di ridurre un momento più bello. Quello sicuramente è un po' più impersonale. Cioè che la materialità insomma è importante. Quello che siamo convinti che noi. Proprio per l'esigenza, anche per il pianeta. Noi abbiamo dei materiali che vengono utilizzati all'interno del gioco. Sì, di gioco ne abbiamo, ovvio che tutte. Sinceramente tutte le volte cerchiamo anche di trovare un modo, banalmente, da quello che dal tesoretto che si realizza con un evento, cerchi di capire quanto riuscirai quella volta dopo a fornire qualcosa. Ovvio è sempre un po' un giocare, quello sicuramente è il limite. Sono tendenzialmente tutte cose che rimangono a noi e non ai partecipanti, questo un po' secondo me è un limite, perché è bello anche portarsi qualcosa che ricordi materialmente. Il limite maggiore che continuiamo ad avere è il fatto appunto di da una parte il pregio anche di potersi muovere tutto il resto, dall'altra parte il fatto di dover allestire e disallestire tutte le volte, trovando le situazioni. Noi banalmente guardavo per venire qui, però anche pensando magari di far vedere qualcosa. Noi abbiamo una locandina della prima volta, poi da allora non abbiamo più neanche potuto effettivamente promuoverla, perché avendo già le liste d'attesa, tra virgolette, dovendo chiamare quelle persone, sapendo che possiamo farlo 5-6 repliche, non di più, perché poi diventa complicato con i tempi e tutto il resto. Siamo un po' bloccati. Ma questo però è un bel risultato. No, è quello vantaggio. Anche banalmente alzare la cornetta per avvisare prima di capire, e poi tutti ti dicono che vengono. Cioè, quello poi umanamente è comunque già una bella soddisfazione. Il fatto di inviare alle persone le storie è un po' un escamotage nostro per avere quei contatti con queste persone. Nel caso in cui nel momento in cui c'è un altro evento, glielo proponi e lo proponi tramite quel canale, cioè anche questa doppia funzione. Anche noi siamo molto positivi, devo dire. Il vero problema appunto è sempre quello della sostenibilità. Ce lo chiedono diverse scuole, c'è anche una fidelizzazione, cioè le scuole con cui l'abbiamo fatto negli ultimi anni ce lo chiedono. Infatti per il 2024 abbiamo già due scuole con cui abbiamo fatto l'anno scorso che ci hanno richiesto, quindi la ricezione è sempre molto, molto buona, molto positiva. E noi per la ricezione ci siamo dotati di un piccolo strumento, nel senso che noi oltre al momento di debriefing finale, in cui ci prendevamo comunque sempre dipende un po' dal gruppo, 20 minuti, mezz'ora, dove la prima parte era la dimensione più ludica, cioè l'assegnazione di punteggi per decretare la squadra vincitrice e dare una cartolina che era un facsimile delle cartoline Lascia passare partigiani dopo la guerra. Quello che abbiamo fatto, e quindi anche poi chiacchierare eccetera, è stato fare un bravissimo questionario su Google Form. Ci prestavano comunque dei QR code, delle persone col cellulare inquadravano eccetera. Non ci hanno risposto assolutamente tutti, però comunque sono arrivati quasi a 150 risposte. Beh, caspita, sembra tantissime. Tra superiori, tra ragazzi della superiore che poi gli adulti. Il gioco di solito basta, via, c'è 150 sono tantissimi. Sì, risultato... ecco, però c'è da dire che questo Google Form l'abbiamo fatto con 5 domande, letteralmente 5 domande, in cui devi dare un voto da 1 a 5, più un'ultima cosa aperta, non obbligatoria.
No, per qualcuno è risposto. Però questo è per dare un'idea del fatto, dicevamo, realmente ci impiegate 30 secondi a farlo, ed era vero. Sì. Quindi sì, questo sì, sicuramente sì, incentivava le persone. Come questo scenario di Amazon, ma ci piega un attimo, poi 800. Esatto, no, e abbiamo pensato dicendo, magari una persona c'ha fretta, non c'ha voglia, almeno lo fa. Esatto. E quindi siamo riusciti ad avere una misurazione dell'indice di gradimento. Ora, io ho un piccolo dubbio, e qua serve da chiedere a una persona che lo fa di lavoro, ma le persone che non hanno risposto al questionario su quelle che l'hanno messo una risposta negativa, questo è un dubbio che ho. Se vado a prendere però il numero complessivo, abbiamo avuto da 1 a 5 indice di gradimento 4,6, quindi me lo porta a casa come, esatto, come risultato eccezionale. E sull'indice di gradimento degli attori 4,9, una cosa del genere, quindi anche poi in ottica adesso stiamo ragionando sulla sostenibilità futura e l'attore è un costo, cioè adesso Stefano dice che ha un costo lui, ma anche gli attori, gli attori sono il costo, il costo, però insomma è un ragionamento da fare. Va bene, Stefano, non so se tu volevi dire qualcos'altro. No, cioè nel senso sul responso del gioco penso che parlo, infatti, infatti non bisognerebbe chiedere a noi, gli argomenti sbagliati, non lo faremo, magari è anche la punta delle critiche. Ma non me l'avrei detto qui le critiche. Non ho avuto la pensare, essendo su Milano, non ho portato il mio gruppo di nerd a fare critici, devo trascinare tutta la comunità di università di Milano per giocarci. No, ma puoi giocare, puoi metterti in lista di spesa alle strutture esistenti. Ma io lo prego di vedere. Va bene, è invitante assolutamente. Ok, grazie mille. Grazie a chi ci ha ascoltato fino a quest'ora. Grazie mille. Questioni, possiamo proseguire. Possiamo proseguire a...